Ovviamente noi stiamo ragionando, ma abbiamo tre partite talmente importanti che qualsiasi altro ragionamento sarà rimandato al 23 di dicembre. Abbiamo Vibonese, Catania e Catanzaro in Sì. casa e dopo queste tre partite che ci dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità, riprenderemo a parlare di mercato. Tanto di mercato si parla comunque sempre, non è, sono tutte strategie che facciamo e analizziamo ogni volta, adesso soprattutto da qualche settimana. Abbiamo fatto tutte le operazioni che in qualche modo volevamo fare, anche a costo di aspettare qualche settimana in più, sapendo di prendere anche qualche giocatore in ritardo, e qualcosa ci è sfuggito, perché comunque competere con altre società che hanno un budget esagerato. E no, non dimentichiamo che stiamo vivendo forse il campionato più di alto livello degli ultimi 20 anni, in un girone complicatissimo. È vero che negli ultimi anni abbiamo avuto sempre gironi equilibrati, ma questo qui, a detta di tutti, è veramente il campionato più tosto e difficile in assoluto dei tre gironi. Piacentini rimarrà qui fino a giugno. È un ragazzo di valore, un grande professionista. E il nostro obiettivo è provare a valorizzarlo e a giugno eventualmente creare qualche plusvalenza, che era un altro degli obiettivi della proprietà. Santoro ha giocato comunque tanto, Piacentini si è ritagliato un suo spazio, Viero ha dimostrato di poter essere un titolare, è normale che poi bisogna trovare un equilibrio anche tattico. Potrebbero essere sulla lista dei partenti Martignago, Ciancellasi. In questo momento non possiamo fare nessun tipo di considerazioni. Sono tre partite talmente difficili che superando questi tre ostacoli nella maniera giusta le analisi potrebbero essere completamente diverse. Altra considerazione che ci arriva da casa. Nel caso decidesse di intervenire in attacco, l'attaccante sarà di categoria superiore o di categoria inferiore? O anche della stessa, aggiungo io, perché poi anche prenderle dalla serie C. Ripeto, Forte, bisogna prenderlo forte. Forte! L'anno scorso siamo andati a prendere Infantino, un ragazzo che Saveriano ho avuto io a Carrara e ci ha portato i gol che speravamo. Ogni tanto le cose ci riescono, qualche altre volte no, quindi l'obiettivo è sempre prendere un attaccante che possa risolvere le situazioni in tutte le squadre. Oggi sentivo addirittura il Bari, che probabilmente andrà sul mercato a prendere due o tre attaccanti, pur avendo già Antenucci e Simeri Antenucci, Simeri, Ferrari, Meglia, hai Floriano, voglia. quindi. Ci chiedo, ma perché uno tra Cheidi e Speranza proprio non poteva rimanere? Parliamo di due ragazzi straordinari che hanno fatto la storia del Teramo e che sono stati a Teramo, se non sbaglio, 8 e 7 8 e anni. 7 anni, sì. Credo che non esista in Italia una storia così lunga di militanza in una società, quindi è un cambio radicale, un cercare di ringiovanire un po', l'organico.